Buongiorno dall'Archetria di Morosolo, siamo qui con Giulio Farinelli dell'azienda Sughereto che ci parlerà un po' dei bulbophyllum, qualche bulbophyllum profumato, che la maggior parte puzzano, c'è qualcuno anche profumato. Prego Giulio. Allora, intanto ciao a tutti. Sì, questa cosa che i fiori di bulbophyllum puzzano è risaputa. In realtà sono alcune sezioni che hanno odori sgradevoli perché impollinate dalle mosche. La cosa che ha fatto sì che si dicesse che tutti i bulbophyllum puzzano è perché molti di questi qui che emanano cattivi odori sono tra quelli più appariscenti e più diffusi, anche se in realtà la maggior parte dei bulbophyllum non hanno, hanno odori lievissimi o impercettibili, mentre alcuni addirittura profumano e profumano anche parecchio. Per esempio uno dei più famosi dei profumati è l'ambrosia, Bulbophyllum ambrosia, che è originario del sud della Cina e Vietnam e che profuma di miele fondamentalmente. Un altro particolare è l'Asiochilum, che profuma di fragola, l'Asiochilum che tra l'altro è una pianta piuttosto diffusa anche in coltivazione. E se no ce ne sono altri, tipo Lobi e il gruppo del Lobi, il Siamense, il Sumatranum, che non, hanno un odore un po' di farina o di pane, che assolutamente non possono essere definiti sgradevoli. Per cui ecco, il mondo del Bulbophyllum è molto variegato, si parla di 1500 specie diverse che sono diffuse dal sud-est asiatico all'Africa, al Sud America. Piante grandi, piante piccole, per esempio, ecco, Bulbophyllum, questa è l'ambrosie, purtroppo fiorisce in inverno per cui non posso farvi vedere i fiori. I fiori sono piccolini, rosa e appunto profumano di miele. Mentre questo è l'Asiochilum, che lui ha una fioritura un po' casuale durante l'anno, anche se è più facile che fiorisca in autunno. E i fiori di questo, anche se, non, se sono piccolini, sono comunque ben visibili rispetto alle dimensioni della pianta, che è definibile come miniatura, e profumano, hanno un intenso odore di fragola. Per esempio, questo è un Bulbophyllum Lindleyanum, questo è originario di India, Birmania, Thailandia, e questo come la maggior parte degli altri Bulbophyllum non ha odori sgradevoli, non profuma proprio, non si sente nessun odore percettibile. Ovviamente quando si trova un Bulbophyllum putidum già il nome può insospettire, e infatti è uno di quelli che ha odore di pesce in putrefazione, ecco, mettiamola Ecco. sul perché ce ne sono anche di peggiori come odori. Per esempio, ho un Bulbophyllum phalaenopsis, piuttosto grande, un buon esemplare, che purtroppo fiorisce 3 o 4 volte all'anno. Dico purtroppo perché quando mi fiorisce in serra si sente questo odore di balena che si espande per Spiaggiata. tutta la serra, anche perché la Phalaenopsis è una pianta di dimensioni importanti, con foglie di oltre 1 metro, e i fiori, fa dei mazzi di fiori di dimensioni molto generose e che quindi, essendo impollinati da mosche che ricercano appunto della materia organica in decomposizione, emana questo profluvio per noi assolutamente poco gradevole. Va bene, per intanto grazie Giulio del Grazie a Sughereto voi. di Grosseto e alla prossima. Buona coltivazione.